Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, William è stato battezzato il 4 agosto del 1982 dall'arcivescovo di Canterbury Robert Runce. Ha un fratello minore, Henry, detto Harry, di 2 anni più giovane. Il desiderio della principessa Diana era che i suoi 2 figli avessero una vita il più normale possibile. Ciò portò William, sin da giovane, a visitare il Walt Disney World Resort e i fast food McDonald's ed a giocare spesso, con videogiochi, come un normale teenager della popolazione. La Marchesa di Cholmondeley nasce nel 1984, in una famiglia benestante inserita nel mondo della moda. Grazie all'influenza della madre stilista appassionata debutta come modella in età adolescenziale. Successivamente, Rose si appassiona a tal punto alla politica da farne la sua vocazione. Entrerà dunque, con ricercatrice nello staff politico del conservatore Michael Grove. Parliamo dunque di una donna brillante, colta e particolarmente apprezzata dai membri della Royal Family. La nonna della marchesa Lady Elizabeth Lambert ricoprì il ruolo di damigella in occasione del matrimonio della regina Elisabetta e del principe di Edimburgo. Il rapporto tra le due famiglie dunque persiste da decenni, tanto che la stessa regina Camilla avrebbe espresso diversi apprezzamenti per la rivale di Kate Middleton. Tornando dunque a Rose, la sua carriera professionale si interruppe nel 2009, quando convolò a nozze con David Cholmondeley, 7° marchese di Cholmondeley. L'unione tra i due nasconde un dettaglio molto interessante, responsabile di aver alimentato le indiscrezioni riguardo ad un presunto flirt con William. Per la prima volta, la Royal Family si vide costretta a rinunciare al silenzio stampa. Le accuse non arrivavano dai tabloid, bensì dalla principessa del Galles in persona. Successivamente, la BBC diffuse l'iconica intervista di Diana Spencer. Eravamo in 3 in questo matrimonio. Era un po' affollato, disse la madre di William ed Harry. La cronaca ricevette la conferma dalla diretta interessata, fattore che contribuì alla crisi temporanea della monarchia. Solo Kate Middleton dunque potrà darci conferma dei presunti rapporti extraconiugali del marito. La moglie di William si trova dunque ad un bivio. Può rispettare gli insegnamenti della regina Elisabetta rifiutandosi di dare il suo matrimonio in pasto alla gogna mediatica. Oppure può seguire il modus operandi di Diana Spencer confermando in diretta nazionale, se non mondiale, di essere stata tradita dall'erede al trono britannico.